Buongiorno, io sono in galleria adesso, che è mercoledì, invece che essere in ufficio sono in macchina per andare in montagna al Monte Giovo, quindi in Appennino. In particolare oggi farò un'avventura molto impegnativa che non ho mai fatto come difficoltà, su terreno misto tecnico, vie di misto le ho iniziate a fare quest'anno e comunque quelle che ho iniziato a fare sono molto facili, ecco la luce, e quindi ho deciso di fare questa esperienza con una guida alpina. La guida sarà Albi Montorsi, che vi invito a seguirlo sul suo canale, che tra l'altro ha un sacco di tutorial per imparare a fare nodi, manovre eccetera, tanto che ci potremo concentrare soprattutto sui movimenti, sulla parte tecnica e sullo spiccozzare e ramponare la roccia e il ghiaccio. Sono arrivato al Lago Santo, ho il parcheggio sotto, preparo l'acqua. Buongiorno a tutti, adesso sono bello carico, ci vediamo tra poco. Alla fine doveva essere nuvolo, ma è bello. Wow! Figo! Anche te, Ria? Sì. Allora, ok, ci vediamo dopo. Iniziamo questo video. Proprio da lì. Le punte infilate nelle tacchette. Fai proprio dry tooling prima. Ho i polpacci on fire. Non male che adesso spiana. Però bello nel dietro con le punte. Com'era il dietro? Bello. Tirassi la roba addosso, scusate. Ve l'ho detto che quando non è bello ghiacciato sta roccia è super buona. Ti è arrivata addosso quella roba che ho tirato giù io? Ah, ok. No, ma in realtà era più il disgaggio iniziale tuo. C'era qualcosa che non andava toccato, ma... A me lì è proprio partito un piede. Anche a me è... Qui sotto... Mi sono scaldati i polpacci di brutto. Sì, perché lì sarebbe molto raccolto per passare sì. Avevo molto spesso dei manopiedi quasi. Però... super. Bello. Tagli pure il cordino. Qui dentro la fessura hai? Perfetto. Dentro la fessura? Che cosa? L'hai messa dentro la fessura? Sì, un pochino, poi l'ho torta. Ho bisogno solo di un aiutino. Bello sto fessurone qua. Adesso noi passiamo nel dietro. Ah, evitiamo quella parte lì.
Sì. Tu bene, Michele? Poi il chiodo è tuo? Sì, è mio, però lo doniamo. Ok. Perché tutte le volte lo metto, lo tolgo, la fessura si sta... Un po' si consuma. Sì, si sta consumando, tra poco non ci sta più niente, quindi lasciamocelo. Ma visto che giù c'è una sosta vecchia, rotta. Veramente? Sì, più a destra di dove eravamo in sosta prima. Oh, non mica visto. C'è un cordone con un chiodo. Sì, non credo di avercela sopra. Ma il chiodo penzoloni è nuovo o vecchio? No, di quelli vecchi vintage. Ah, cavolo, bellissimo. Cioè, quelli è quasi a forma di... Di collezione. Di coltello. Vieni tutto alla tua sinistra, Michele. Ho capito. Guarda che c'hai la corda sotto le piccozze. Voilà. Carino questo, La settimana scorsa era un po' più ghiacciato. È una questione proprio di rigero notturno. Se ci fosse stato solamente sereno stanotte, bastava, dici? Ah, bastava la grande. Perché se è nuvolo di notte fa meno freddo? È proprio l'effetto serra. La terra di giorno assorbe la radiazione solare, no? La restituisce l'infrarosso, esatto. Sì. E se non ci sono le nubi, la restituisce allo spazio di notte. Se ci sono le nubi fanno d'effetto serra, infatti le notti nuvolose sono sempre più calde. E stanotte era nuvolo. Vero. Se no in genere è leggera. Abbiamo fatto un VB tips nel mio video. Seguite Albi. Il famoso climatologo. Costo questo tiro? No, beh, non più del secondo. C'è solo un traverso un po' strambo che è un po', come dire, sbilanciante. Mm-hmm. Noi andiamo sempre col diedrino lì. Poi in cima al diedrino, voi adesso mi vedrete scomparire, io vado tutto a sinistra. Ma prima dello sperone grosso a sinistra? Qui in cima all'erba, proprio qua sopra la testa c'è una specie di cengia. Sì, sì, che però bisogna stare un po' in equilibrio. Ok, però la protetti. Sì. Però cioè non è difficile da tenere, è un po' solo un po' di equilibrio. E poi dopo c'è un canalino e si rinci. In questo tiro è abbastanza corto. Qua sembra più ghiacciata l'erba però. Ok, siamo un po' più in alto. Questo mi piace lo nostro. Sì, ma lo lasciamo qua. Tra 2 milioni di anni gli archeologi lo troveranno. Esatto, erano qua, qualcuno ha smartellato. Probabilmente è più facile andare dritti per dritti qua. Andare qua su. Attento solo adesso, non vorrei smuovere roba. L'ho fatta tutta a mano quella praticamente. Vai da arrampicare. Un po' di marcio. Bella, è gigante. Ah, lì è passato di là? Non me la sono complicata di brutto, mi sa. Avrei dovuto avere le scarpe da arrampicata. Passo sulle placche qua di fianco. È come camminare in una vetreria. Ok. Grande. Bene. Vai là. La sosta qui ho fatto sosta su un po' grande. Ma intanto... Grazie Albi, salita fantastica. Yeah. E adesso ci vediamo. Grazie Alberto.
fine abbiamo fatto una via al rondinaio, non al rondinaio lombardo, perché era più in condizione, però spettacolo. Chi di più? M4 più M5, molto molto figo. Eccoci, sono di ritorno, video conclusivo. È stata una giornata fantastica, mi sono divertito tantissimo. È stata una grandissima giornata e ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!